Ciao, riprendiamo sempre con la scimmietta per vedere alcuni altri elementi fondamentali di Grid Pencil. Potete notare che ha la sezione materiali, esattamente come una mesh. Se io selezionassi una luce, non ho la sezione materiali, mentre invece Grid Pencil li ha. Questi materiali però sono speciali, non sono come i materiali di una mesh. Se abbiamo creato la scimmietta, ci troviamo questi materiali già pronti. Notate che alcuni hanno un nome che riguarda proprio il fatto che si tratta di una scimmietta, nel senso che c'è scritto skin, cioè pelle, eyes, occhi, pupille. Quindi questi sono i materiali, i colori fondamentalmente, che costituiscono quelli utilizzati nel mio oggetto Grid Pencil. La volta scorsa abbiamo visto anche che per avere il risultato finale effettivo bisogna spostarsi nel viewport in modalità anteprima finale, e se vedete che i colori cambiano, vedete skin aveva questo colore e effettivamente era questo. Se lo metto vicino, posso vedere che era il colore della pelle, il colore degli occhi, però nella modalità finale, che è anche quella che ottengo renderizzando l'immagine, i colori non corrispondono perché appunto abbiamo una scena illuminata da una luce e quindi il mio oggetto Grid Pencil reagisce alla posizione della luce. Se non lo vogliamo, come abbiamo visto l'altra volta, dentro all'oggetto Grid Pencil, sotto Visibility, possiamo tirar via Use Lights e così non usa la luce e siamo sicuri che i materiali corrispondono. Allora, notate questi materiali che hanno appunto un nome. Posso intuire quindi che se io selezionassi il materiale skin e ne vedo qua giù le caratteristiche, con calma vedremo bene, però intuisco fin da subito che esiste questa spunta sotto fill e qui c'è un colore. Se clicco qui e cambio colore, ecco che possiamo notare che cambia il colore della scimmietta. Quindi i disegni di Grid Pencil non sono disegnati una volta per tutte, cioè è possibile anche dopo modificarli. Quindi se adesso selezionassi Eyes, clicco su questo colore e lo cambio, vedete, Black, questo si chiama Black, ha una spunta qui sotto Straw, qui c'è un colore nero, ma io posso andare a selezionare altro e notate che il disegno cambia. Quindi scopriamo che i disegni di Grid Pencil sono definiti dalla posizione e dalla forma delle linee, ma il colore è dato dai materiali che sono qui. E quindi posso in qualsiasi momento andare a modificare dei materiali e quindi cambiare il mio disegno semplicemente cambiando un colore di questo materiale. Quindi non è definito una volta per tutte, non è come un disegno che ho disegnato una volta, ho usato il rosso e per andare a modificarlo dovrei, diciamo, ridipingerlo. No, se voglio cambiare colore della pelle è sufficiente andare a cambiare. Vedremo piano piano di capire come funzionano tutti questi colori, ma di nuovo mi interessa che si intuisca il funzionamento generale. Abbiamo anche, guardando questa lista, intuito che alcuni di questi materiali avevano la spunta sotto fill e abbiamo cambiato un colore qui. Altri materiali come questo hanno la spunta sotto stroke e abbiamo cambiato il colore qua giù. In pratica i segni possono definire o una zona chiusa oppure una linea aperta. Se vado in Edit Mode posso selezionare questo stroke e lo sposto un attimo di lato. Eccolo qua. Questo stroke qui è aperto, nel senso che non costituisce un'area chiusa. Mentre invece, per esempio, questa, diciamo, un'unghietta di luce, anche questo sembra essere di nuovo uno stroke. In effetti avevamo, ecco, questo è il cerchio dell'occhio e invece è una zona chiusa. Quindi in pratica le linee di stroke possono essere aperti o chiusi e ognuno di essi può avere due proprietà per il materiale. Può avere la proprietà di stroke che influisce sulla linea, e la proprietà di fill che influisce sul riempimento. Quindi, se adesso guardo il materiale Eyes, questo qui che abbiamo modificato in azzurro, vedete ha il fill azzurro, però non ha spuntato nessun stroke. Se io spuntassi la voce stroke, ecco che appare del tutto trasparente per via del fatto che questo colore è trasparente, ma appare un bordo. Se invece della trasparenza elimino la trasparenza e scelgo un colore vistoso,
eccolo qui, potete notare che lo stesso cerchio adesso, e lo vedo nell'anteprima qui, è anche circondato da un segno viola. Quindi Stroh, se lo tolgo e se lo metto, definisce il materiale della linea, mentre invece Fill, se lo tolgo o se lo metto, definisce il materiale del riempimento. Quindi nel caso degli occhi era definito solo il riempimento senza lo stroke. Nel caso, per esempio, invece di questo che si chiamava black, che adesso noi abbiamo modificato in azzurro, era definito solo stroke. Se avessi cliccato su fill, e ovviamente è meglio scegliere un colore per poter notare la differenza, vedete che in qualche modo anche le linee aperte sono state chiuse per cercare di riempirle con questo colore indicato qui nel fill. Quindi lo metto e lo tolgo e posso, diciamo, decidere di riempire la zona chiusa. Chiaro che dove le linee invece che chiuse sono aperte, il comportamento può essere imprevedibile e posso ottenere questi risultati del tutto, diciamo, fastidiosi e sbagliati. Comunque, ecco qua che abbiamo visto come i materiali hanno queste due caratteristiche. Grazie e alla prossima!